trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata dei programmi dell'accesso del Piemonte. Qui con noi alcuni esponenti del Corecom, il presidente Alessandro De Cillis, il vicepresidente Gianluca Narciso e il commissario Vittorio Belmonte. Presidente, quali sono le competenze relative alla tutela dei minori del Comitato di Comunicazione Regionale? Il Comitato Regionale per le Comunicazioni è un organo del Consiglio Regionale del Piemonte. La nostra legge costitutiva ci vedeva impegnati nell'ambito della tutela dei minori sui media tradizionali e poi col nuovo accordo quadro con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 2017 abbiamo avuto un'espansione, abbiamo visto il nostro impegno anche sui nuovi media. Uno degli aspetti principali di cui noi ci occupiamo è la gestione delle controversie nei confronti degli operatori di comunicazione e sappiamo quanto i nostri ragazzi siano grandi utilizzatori degli strumenti di comunicazione quali cellulare, computer, eccetera. Quindi uno degli aspetti su cui noi vorremmo lavorare particolarmente nel prossimo anno sarà quello della dieta digitale. Ma non solo, le nostre attività nell'ambito della gestione dei minori sono diverse. Vorrei chiedere invece al vicepresidente qualcosa riguardo l'attività che si svolgerà in questi giorni relativa comunque al tema. In questi giorni c'è un'importante ricorrenza in materia di diritti del minore. È una ricorrenza doppia. La cosiddetta dichiarazione dei diritti del fanciullo assunta dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959, che poi è stata ripresa e determinata da una convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia nel 1989. E questa convenzione è stata poi puntualmente ratificata dall'Italia come da quasi tutti gli stati del pianeta. Questa convenzione afferma con grande chiarezza un florilegio di diritti del minore, tra i quali il diritto innanzitutto al sostentamento, all'educazione, alla non discriminazione per nessun motivo, per motivi etnici, per motivi religiosi, per motivi di appartenenza politica della sua famiglia. Il famoso diritto al gioco, che può sembrare un diritto bizzarro, ma bizzarro non è se pensiamo allo sconcio tuttora in corso in alcuni paesi del pianeta, relativo comunque al lavoro minorile dei bambini. Tutti questi diritti sono diritti da presidiare anche sui media e quindi come Corecom noi celebriamo questa ricorrenza e con le attività che poi saranno ulteriormente di seguito approfondite diamo effettiva tutela alla protezione del minore sui media. E invece per quanto riguarda le altre attività tutela sempre dei minori, signor commissario? Il Corecom in concreto ha sempre svolto un'attività di natura istituzionale che era quella che è quella tuttora di tutelare e presidiare l'armonico sviluppo del minore rispetto alle trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali, ma questo tipo di competenza è stata in ultimo ampliata proprio in funzione di quella che è l'evoluzione dei mezzi tecnologici e quindi dei mezzi di comunicazione attraverso il web. Con la legge del 2018, la numero 2, la legge regionale del Piemonte, che è la prima legge nel panorama delle regioni italiane che ha attribuito competenza a un organismo regionale, nel caso specifico al Corecom Piemonte, di presidiare quelle che sono i fenomeni di cyberbullismo che si possono sviluppare nella rete e quindi per tutelare in modo ancora più concreto la fascia dei ragazzi minori. Rispetto a questa legge il Corecom per definire con tutte le altre autorità coinvolte in questo fenomeno, nella gestione di questo fenomeno, un protocollo d'intesa che vedrà, ci auguriamo, la luce a breve e soprattutto l'iniziativa di studio e ricerca per indagare il fenomeno del cyberbullismo sulla rete a tutela dei nostri ragazzi. Per maggiori informazioni potete consultare il sito istituzionale del Comitato Regionale per le Comunicazioni. We'll be right back.
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri è un ente storico di formazione professionale. Da 100 anni si occupa di orientamento, preparazione e inserimento al lavoro di giovani e adulti. Nasce a Torino nel secolo scorso, su iniziativa del venerabile fratello Teodoretto Garberoglio, delle scuole cristiane, e di fra Leopoldo Maria Musso. Il 24 novembre 1919, fra Leopoldo annota nel suo diario il detto che ancora oggi rappresenta la mission della fondazione. Per salvare le anime, per formare nuove generazioni, si devono aprire case di carità, per insegnare ai giovani le arti e i mestieri. Fratel Teodoretto dà avvio all'opera e il 18 ottobre 1920 iniziano i corsi di formazione. Il nome della scuola, così particolare, sintetizza efficacemente il modo di intendere la formazione e il lavoro. Un ambiente familiare, casa, accogliente, disponibile, generoso, carità, nel quale apprendere ed acquisire conoscenze e competenze, arti e mestieri. Nell'ottobre 1950 viene inaugurata l'attuale sede centrale di Torino, nel cuore della zona industriale. I corsi rispondono alle esigenze di professionalità dell'industria automobilistica torinese. Nel 1974 si apre la sede succursale di Grugliasco. Si consolida la collaborazione con le aziende del territorio e si definiscono programmi formativi rispondenti alle reali necessità produttive. Negli anni 90 la Casa di Carità Arti e Mestieri raggiunge il suo massimo sviluppo, con l'acquisizione di altri centri di formazione professionale in Piemonte e con l'apertura di sedi anche in Veneto e in Sardegna. Casa di Carità conduce progetti finanziati dalla Comunità Europea, realizza i primi corsi per migranti, affronta il tema dell'inclusione delle persone diversamente abili e delle pari opportunità, sperimenta il recupero socio-lavorativo di giovani in situazioni di disagio sociale. Si amplia l'offerta formativa, che arriva a coprire tutti i settori occupazionali. Nel 1998 la Casa di Carità è il primo ente di formazione professionale piemontese a ottenere la certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001. Nel 2009 assume la personalità giuridica di Fondazione Onlus, inglobando l'ente che dal 1974 opera nella formazione professionale all'interno degli istituti di pena. La Casa di Carità considera l'accompagnamento al lavoro come il compimento dell'azione formativa. Si aprono in molte sedi sportelli per i servizi al lavoro, per facilitare l'inserimento e il reinserimento professionale, con attenzione particolare per chi è più in difficoltà. Si rinnova il rapporto con le aziende, alle quali si offrono servizi qualificati di ricerca e selezione del personale, consulenza e formazione, anche su tematiche innovative. A distanza di un secolo, la mission della Casa di Carità appare oggi di estrema attualità. Davanti all'emergere di nuove sfide educative e nuovi rischi di esclusione, continua l'impegno a preparare i giovani per il mondo del lavoro, riducendo il tasso di dispersione scolastica e a favorire il reinserimento e l'aggiornamento professionale degli adulti. Grazie al sostegno dell'Arcivescovo di Torino, oggi la Fondazione può contare sul supporto della Diocesi, dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e della Scuola Centrale Formazione. Oggi, come 100 anni fa, Casa di Carità si impegna a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera, attraverso il sostegno alla crescita professionale delle persone, la valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane lungo tutto l'arco della vita. Roberta Lampugnani, responsabile della formazione della Scuola Edile di Torino. FSC Torino si occupa di formazione nell'ambito della sicurezza a 360 gradi, formando le maestranze dell'edilizia. In questo corso impari a tirare sui muri, fare la malta, a intonacare, rasare. Mi piace proprio fare cose che seduto su una sedia in classe non potrei fare. Il
percorso triennale di qualifica operatore edile è un percorso rivolto ai ragazzi in uscita dalla terza media, i cui benefit sono un servizio di mensa gratuito, un abbonamento annuale GTT urbano ed extraurbano e infine una borsa di studio fino a 774 euro. Compiti a casa non ne abbiamo perché ci basiamo molto sulla pratica di cantiere. Ci sono le parti di lezioni e le parti di laboratorio. In questa scuola si fanno i cantieri scuola. Visto che a me piace costruire, volevo imparare questo mestiere. Dopo questi 3 anni, se vuoi, puoi continuare come geometra. Poi abbiamo il percorso di specializzazione post diploma tecnico di imprese edile, che offre ai ragazzi una borsa di studio fino a 1.100 euro annuali. Di questo corso mi piace molto il fatto che, oltre alle lezioni teoriche, che sono molto importanti, si associano anche a delle lezioni pratiche dove si possono applicare la teoria imparata in classe in dei capannoni specializzati e attrezzati. Ho scelto di frequentare questo corso perché a mio parere mi potrebbe dare uno sbocco verso il futuro, verso il mondo del lavoro. I ragazzi ottengono un abbuono di 6 mesi di praticantato dal Collegio dei Geometri di Torino. Le materie pratiche sono principalmente topografia, allestimento del cantiere e CAD. In entrambi i corsi forniamo tutti i DPI, i dispositivi di protezione individuale, affinché i ragazzi capiscano l'importanza della sicurezza, non solo per loro, ma anche per chi li circonda. Il lavoro di squadra. Quello è quello che mi piace di più. Nelle pause si può andare a giocare a ping pong o a calcio. Possono usufruire di un servizio stage con imprese e studi tecnici cercati direttamente da noi tra le migliaia di imprese della Cassa Edile di Torino, selezionate in base alla volontà di assumere del personale. Mi sento sicuro di poter fare al di fuori di questa scuola qui il lavoro di edile. I docenti di entrambi i percorsi formativi sono tutti dei professionisti che arrivano direttamente dal mondo del lavoro. Ciò permette di avere una formazione sempre aggiornata, a passo con i tempi e contestualizzata al mondo del lavoro. È bello perché tu costruisci una cosa e quando la finisci magari ci passi e dici: questo palazzo l'ho fatto io. È una buona scuola a parer mio. Mi piace molto andare a capire come sono fatte i dispositivi o come i materiali o le cose. In questo corso sto trovando molta soddisfazione nell'imparare ogni giorno nuove cose, apprendere nuovi materiali e nuovi strumenti. Ho scelto questa scuola per seguire le orme di mio padre. Io da piccolo giocavo con i Lego. Come ho visto che c'era una scuola di edile, ho detto il mio sogno si è avverato. FSC Torino, costruisci il futuro! Buongiorno, sono Gianfranco Lombardo, segretario dell'Andos Comitato di Torino. Noi ci occupiamo del supporto alle donne che hanno il problema del tumore al seno. L'associazione nasce nel 1976 a livello nazionale e dal 2011 siamo presenti sul territorio regionale per dare supporto soprattutto nel reparto di Oncologia Medica 2 in via Cherasco, quindi presso SL1 Molinette, alle nostre donne e quindi anche socie, con servizi di supporto psicologico, fisico, diamo supporto anche a livello di ripristino della parte motoria, soprattutto per far superare tutto quello che può essere il problema dato dalla cura chemioterapica. E quindi cerchiamo di essere di supporto a quelle che sono le esigenze delle nostre pazienti / donne / socie.
E qui come oggi c'è la dottoressa Bendani, che è la nostra non solo presidente del comitato e coordinatore nazionale, ma è anche il tecnico, come diciamo noi, per ciò che riguarda le cure oncologiche. Bene, l'Andos soprattutto si occupa di prevenzione. Noi stimoliamo molto le donne ad aderire a quello che sono i programmi di screening. In Piemonte sono 68.000 le donne che vivono oggi con un tumore al seno e ci sono circa 4.500 nuovi casi. Grazie allo screening si è avuta una riduzione significativa della mortalità intorno al 30%, quindi è importantissimo che le donne aderiscono ai programmi di screening. La cosa importante è che lo screening viene letto da due medici e riletto dopo un mese. Questo è il motivo per cui c'è un ritardo, quello che mediamente le donne temono è il ritardo di un mese, ma il ritardo è la sicurezza che l'esame viene riverificato sia un esame efficiente ed efficace. Ci occupiamo anche di quelle che sono le problematiche riguardo alla prevenzione primaria, perché contrariamente a quanto si possa pensare, lo screening mammografico è una diagnosi precoce che riduce i danni da malattia, ma non evita che la malattia si compaia, mentre la prevenzione primaria può aiutare a ridurre il rischio di malattia. E questo sono soprattutto gli stili di vita, quindi non fumo, l'alcol, che è un altro elemento molto importante per quanto riguarda il tumore al seno, e una corretta alimentazione. L'obesità sappiamo essere uno dei fattori prognostici peggiori, quindi il seguire la dieta mediterranea, che oggi è ritenuta un valore a livello internazionale ed è riconosciuta come un bene dell'umanità dall'UNESCO, e oggi è importantissimo. La piramide alimentare piemontese è una piramide estremamente propedeutica a questo fenomeno, a questo beneficio, e quindi noi dobbiamo fare sicuramente dello sport, che non vuol dire fare dello sport pesante, ma può anche semplicemente rappresentare di fare una bella passeggiata, di muoversi, quindi la non sedentarietà, un'alimentazione che è basata su frutta, verdura, cereali, e un equilibrio per quanto riguarda le proteine, dove tutte le proteine, carne, formaggi e uova, possono essere in equilibrio utilizzate. Sicuramente l'olio è l'alimento fondamentale della cucina, i dolci, dolci e il vino sono alla punta della piramide, quindi solo occasionalmente. L'altra cosa per cui noi ci battiamo moltissimo è la genetica. Oggi si è fatto dei passi avanti importantissimi anche per quanto riguarda la cura delle persone che hanno una malattia genetica, quindi è fondamentale poterlo fare sia nella prevenzione, e quindi prendere quei provvedimenti di diagnostica precoce anche nelle donne più giovani fuori della fascia dello screening, che in Piemonte va dai 45 ai 75 anni, e invece fare dei percorsi ad hoc per le donne che sono mutate, quindi ridurre il loro rischio di contrarre la malattia o comunque di prevenire quelle che sono poi le conseguenze peggiori, che è la metastatizzazione e la diagnosi in fase avanzata di malattia. Questi sono praticamente i tre punti fondamentali su cui l'Andos si è sempre battuta e che continua a battersi fin dalla sua nascita, perché nasce per una esigenza forte delle donne di avere una considerazione che non è soltanto rispetto alla malattia fisica, ma è anche il loro inserimento sociale, familiare e nel mondo del lavoro, perché molte vengono ancora oggi discriminate. Quindi noi ci battiamo perché le esigenze delle donne siano ascoltate e siano attuate. Per parlare del centro di consulenza familiare devo fare un po' di storia. È una linea della storia che parte circa 40 anni fa, nel 1980, quando un'associazione di parrocchie si è unita e ha dato l'incarico al noto psicologo novarese, il dottor Luciano Viana, di iniziare delle attività a servizio quindi del prossimo. In questi 40 anni la famiglia è cambiata tantissimo, ha avuto degli sconvolgimenti, e quindi dalla famiglia tradizionale con un ciclo vitale ben definito ci siamo trovati di fronte a delle realtà veramente problematiche: la famiglia monogenitoriale, le famiglie ricomposte, quindi i vari problemi che
ci sono e ci sono stati tra i genitori e i figli. Il problema, per esempio, degli anziani da gestire, quindi un peso, una risorsa e così via. Il centro di consulenza in questi 40 anni quindi si è adoperato per cercare di gestire queste problematiche a servizio del prossimo e soprattutto del prossimo che non ha delle risorse economiche per poter avere un servizio, per esempio, nel privato. Quello che noi ci proponiamo sempre come centro di consulenza sono l'ascolto, sono l'accoglienza del singolo, della famiglia, della coppia in difficoltà. Abbiamo quindi più figure professionali, il medico, lo psicologo, il pedagogista, il consulente etico, il legale e quindi ci adoperiamo tutti quanti per accogliere queste persone. Abbiamo anche un servizio all'esterno di formazione, quindi ci rivolgiamo proprio anche alle persone volontarie esterne a noi, esterne al centro di consulenza, per poter proporre degli incontri di formazione e di sensibilizzazione. Mi piace ricordare tutti gli operatori, dal mio presidente che è il don Ernesto Bozzini, ad Anna Garanzini che mi cura la parte amministrativa e tutti gli altri 30 tra professionisti e volontari che tutti i giorni spendono un po' del loro tempo per il servizio al prossimo. Vorrei anche ricordare un'immagine che mi piace del centro di consulenza, quindi come un albero che ha delle solide radici e che prende nutrimento dalla realtà ai valori cristiani, ma che va verso l'alto, quindi verso l'accoglienza al prossimo, ma nello stesso tempo che in qualche maniera si aggiorna sempre, quindi con foglie e rami, e questa è la parte della formazione, del nostro aggiornamento quotidiano. Infatti tengo a precisare che tutti gli operatori si trovano settimanalmente per confrontarsi, per aggiornarsi. Proponiamo quindi anche dei corsi di formazione a proposito di questo, sia al nostro interno che all'esterno. L'anno prossimo festeggeremo i 40 anni della nostra fondazione con un convegno che si intitolerà proprio Famiglia Oggi tra problemi passati e timori futuri. Ed è stato questo l'argomento che abbiamo proposto sia l'anno scorso che quest'anno, quindi sulla comunicazione e sul ciclo vitale della famiglia. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.